Proseguiamo, cambiamo totalmente. Vieni qua, dove vai? Vieni qua. Cambiamo totalmente pagina, perché ne abbiamo bisogno, perché ci sono dei momenti che riescono a toccare l'anima, riescono a toccare il cuore, come quello che poc'anzi abbiamo visto, e dei momenti che riescono a strapparci un sorriso. Lui, voglio spendere due parole, perché oltre ad essere un grandissimo artista, è anche il mio papà artistico, è il mio papà spirituale, perché senza di lui io non sarei qui, devo dirlo. Senza di lui non sarei qui e senza di lui non farei tantissime cose. Ha creduto in me dal primo momento, crede in me, mi sta facendo conoscere un po' il panorama artistico in giro per l'Italia. Vorrei fare veramente un grande applauso a colui che ha vinto non so quanti titoli a livello mondiale. Girato il mondo. Veramente, ragazzi, ha fatto di tutto. E lui è il patron di Fuori Classe, ma lui è un fuori classe, il grande Ivano Trau. Io non so dove sta arrivando. Guarda che sagoma che arriva proprio. No, ma si vede da lontano. Ma il food io... terrore invece è buono proprio, cioè. Allora, vieni qua Ivano, togliamo questo. Ok, facciamo già parla. Mettere paura. No, io spendo un po' ti lavo tutto, anche perché è una mole non indifferente, Ivano, non potrei fare altrimenti. Io sono felicissimo, prima di tutto sono felice che noi abbiamo iniziato a collaborare 3 anni fa con quel logo che facciamo marca, no? Il nome Campus Arti e Talenti è partito da quest'uomo, abbiamo iniziato insieme, poi abbiamo avuto, quanto è stato, un anno, due di pausa, di riflessione, però... come dicevo prima, niente accade per caso, probabilmente. Infatti, tutti dovevamo capire delle cose e abbiamo ricominciato a lavorare insieme con Marco, con te, con Catiuscia, che dico sempre, cioè, l'applauso più grande forse va a Catiuscia perché è il valore aggiunto, perché ho messo la testa a posto. Bravo, hai messo la testa. Ogni grande uomo ha sempre una grande donna dietro e quindi io dipende. Vorrei ringraziarti per dipende diventa grande donna con me, perché ultimamente con queste donne non si capisce più niente. Dipende che tipo di donna. In campagna ancora te la ricordi? Una volta ho fatto una battuta del genere. Ho detto no, perché dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna. Speriamo che non sia in trans. C'è stava in trans dentro al pubblico. Guarda che ti vi ha pisellato. Sto scherzando. Quindi. Lui ride perché non vuole che faccia ste battute. Quindi vabbè, no? Io dicevo, lo ringrazio primo perché mi ha fatto conoscere quest'altro matto qua. No, lo ringrazio perché a prescindere dall'opportunità che abbiamo avuto, soprattutto anche con i Friends Four, che hai creduto tanto, gli ha dato quest'estate una visibilità ai ragazzi incredibile. Perché abbiamo, credo, riniziato a lavorare insieme facendo grandi cose. Devo farti i complimenti davanti a tutti, perché dopo quello che era successo l'altro anno io non so quante persone sane di mente avrebbero fatto quello che hai deciso di fare tu. Ma io sono matto. Me ne sono accorto. E i risultati ti hanno dato ragione, lo abbiamo visto a Tortoreto, ma soprattutto lo vediamo dal bene che ti vuole la gente. Io ti ringrazio. Grazie. Ti ringrazio per l'opportunità, ma ti ringrazio anche perché lui ha portato questo, adesso farà uno scorcio del suo spettacolo, l'ha portato in giro per il mondo. Lui 4 anni fa aveva deciso. Ma tanta gente non sa niente, perché io non sono uno di quelli che parla, ho fatto. Meglio, perché adesso io sai che sono modesto. Vabbè, sono lo dico io, ho fatto veramente tanto. Portando... Lui è una persona molto umile. Umile. Ha portato questo spettacolo veramente in giro per il mondo e 4 anni fa aveva deciso di non salire più sul palco. Quando ho parlato con lui e gli ho detto che volevo fare, stavo lavorando alla terza edizione del Memorial, gli ho detto però ho una condizione, che sali tu sul palco e fai lo spettacolo. Non si è fatto pregare, mi ha detto per un'occasione del genere e per te lo faccio, quindi assolutamente per... sì. Io... Ma molti di loro non sanno neanche che fai. No, lui è un ballerino di danza classica. Vabbè. E ridono perché potrebbe ballare, fa panza classica. E tra l'altro io sono convinto che mio padre ti conosce, te lo dissi, mio padre sono convinto che ti conosceva a te, perché magari sì, frequentavamo gli stessi posti, sì, quindi, sì, vero. Quindi niente, io lascerei lo spazio a Ivano. Io devo prendere il microfono mio, però che non vedo, ecco.
come si dice, buon divertimento. Oh, ecco qua. Allora.